Buonasera, ben ritrovati, buonasera amici del Bruco, buonasera Francesco. A grande richiesta questa sera ritorniamo con la nostra riflessologa, la riflessologa del canale oramai. Grazie, grazie, bentornata a Renza Giannini. Buonasera Renza, bentrovata. Buonasera a tutti, buonasera, un saluto e felice di essere con voi. Allora, devo subito dire una cosa, che in questo mondo dove tutti mercificano ogni cosa, la mamma, la nonna, la zia e la sorella, Renza è una perla rara, perché dopo il nostro congresso del 18 novembre, visto la mole quantità di richieste a Renza, è riuscita in fretta e furia a organizzare dei corsi per vostra richiesta, soprattutto per gli amici del Bruco. Quindi è una grande soddisfazione averla reinvitata per parlare con lei e rispondere alle vostre domande. E inoltre per accontentarvi e dirvi amici del Bruco che ce l'abbiamo fatta a organizzare questo super corso di Renza. Grazie Renza, grazie di cuore. Grazie a voi della fiducia, grazie a voi. E poi grazie anche a Simona Hart, la quale è stata meravigliosa e in men che non si dica come le fiabe, è riuscita a trovare un posto a Milano bellissimo con un'energia pazzesca, dove voi potete finalmente fare 2 giorni con Renza il 4 e il 5 maggio, vero Renza? Ecco, Sì, vero, vero. chi si vuole iscrivere, diciamolo all'inizio, così chi si vuole iscrivere come fa Renza? Allora, basta semplicemente telefonare a Mondo Nuovo. Lascio il numero 0584 99 75 00. Basta prenotarsi e vi aspetto a questo corso che sarà un corso bellissimo. La Samantha ha voluto questo e voi avete voluto questo e io mi sono messa a disposizione. Oh, che meraviglia! Sì, secondo me abbiamo una benedizione dall'alto perché è stato troppo veloce trovare tutto e soprattutto accontentare tutti. Siamo riusciti a trovarlo in Milano, quindi diciamo abbiamo pensato di farlo in una città del nord, visto che Renza si trova in Toscana, una città facilmente raggiungibile da tutte le parti d'Italia. Ecco. Detto questo, Renza, continuiamo. Tu sei la nostra riflessologa. Nelle altre puntate abbiamo parlato di che cos'è la riflessologia, quindi di questa scienza, anche se non è riconosciuta in Italia, però in realtà in altre parti del mondo, soprattutto in Oriente, è né più né meno che una scienza, una parte della medicina come l'iridologia, ben presa in considerazione. Detto questo, io ho altre domande per te, perché l'altra volta abbiamo fatto quell'incontro proprio per andare incontro alla mole di richieste, soprattutto degli amici del Bruco, di domande per Renza. Ci siamo lasciati l'ultima volta con una domanda nella quale io ti dicevo: Renza, ma qual è il malessere d'oggi? Le persone, i tuoi pazienti, clienti, vengono e soffrono di, e tu mi hai detto la pancia gonfia. Ecco, si è scatenato l'inferno, mi hanno scritto in tantissimi. Mi chiedono se puoi approfondire questo brutto disagio e in generale il gonfiore, quindi il gonfiore degli arti, delle mani, dei piedi, delle gambe, del viso. Prego, Renza. Allora, io ritorno a sottolineare che noi siamo fatti di chimica. Gli ormoni smuovono fondamentalmente sia il pensiero, al corso se ne parlerà per riuscire a capire bene come siamo fatti, perché il mio intento fondamentalmente è riuscire a far capire che bisognerebbe conoscere la nostra macchina, cioè il corpo. Molto bene, se si riuscisse a far questo, l'essere umano non avrebbe più paura. Allora, i gonfiori della pancia sono dovuti a un po' di malessere dell'intestino tenue. L'intestino tenue a livello alchemico rappresenta fondamentalmente e
rappresenta e ha un compito importantissimo, quello di dividere il puro dall'impuro. Il nostro intestino tenue a livello psicosomatico è la discussione, ma prima di tutto la discussione con noi stessi e riuscire a capire chi siamo veramente. Quando questo succede, noi riusciamo a buttare fuori. Nell'intestino tenue c'è l'amicizia, la confidenza, c'è fondamentalmente quello spazio bellissimo interiore che si chiama amore verso noi stessi. E quando abbiamo la pancia gonfia, vuol dire che noi non riusciamo più a discutere con noi stessi. E questo oggi succede tantissimo. Perché? Perché entrando in un concetto che noi nel la riflessologia, parliamo di riflessologia, i piedi sono strettamente collegati con una parte importantissima nel nostro cervello destro, che è la zona creativa, quella zona che rende ogni individuo unico e ripetibile, il pensiero creativo. L'ho già spiegato, mi piace, visto che si parla di un corso di riflessologia, quella zona lì è quella che, come il DNA, rende ogni corpo, il corpo, unico e ripetibile. Noi, se lasciamo un capello da una parte, siamo riconoscibili. Lo stesso è questa parte nel nostro cervello, il pensiero creativo, che rende ogni individuo unico e ripetibile nel cervello. Questo è la riflessologia. E i gonfiori della pancia fondamentalmente sono tutti e avvengono perché noi non abbiamo confidenza con noi stessi. No, non abbiamo confidenza con noi stessi. Il gonfiore delle gambe, il gonfiore delle mani, quello invece nasce dai reni, perché ogni organo gestisce un liquido e i reni organico, e i reni gestiscono un liquido importantissimo, una chimica importantissima che si chiama ormoni. Quando noi abbiamo le gambe gonfie è perché fondamentalmente abbiamo paura, perché fondamentalmente non ci lasciamo andare, perché noi siamo entrati nella diffidenza, quella diffidenza che fa trattenere i liquidi nelle mani e nelle gambe. Wow! Renza, una nostra ascoltatrice proprio delle Ali del Bruco mi ha scritto questo, riassumo più o meno così il suo messaggio, che è rimasta praticamente colpita nel dire lei ha problemi di fianchi abbastanza grandi e il suo bonbon è bello alla Jennifer Lopez, chiamiamolo così. Se vuoi approfondire questo aspetto, grazie. Allora, è una cosa importantissima, lo ripeto, nel corso si spiegherà molto bene cosa sono gli ormoni, cos'è la chimica ormonale, cosa sono le ghiandole che producono le endorfine, che sono delle droghe importantissime, che se noi le avessimo tutte saremmo uomini o donne libere. E è logico che i fianchi sono prettamente l'aspetto della femminilità, sono l'aspetto, in alcune tribù africane addirittura le donne si mettono delle protesi sul sedere perché il sedere rappresenta la femminilità. Questo è un fatto. Di conseguenza, più ormoni femminili ci sono, a volte più il sedere e i fianchi hanno un aspetto rotondo, femminilità. Poi c'è un altro aspetto, quando queste forme si trasmutano un po', quando vengono i cuscinetti sopra i glutei, quando il sedere ingrossa più normale, lì subentra un altro aspetto mentale. Vorrei ricordare che il corpo parla di noi. L'ho spiegato tante volte e il primo
primo campanellino d'allarme, la prima lucina che accende è proprio l'imbruttimento, l'inestetismo. Quando avviene un inestetismo, un organo ci sta dicendo che non sta bene. E infatti il compito della riflessologia è quello di andare a allentare le tensioni sul corpo, perché quando c'è una tensione, un nodo energetico, quel nodo energetico e quella tensione va a lavorare su quello che sono gli ormoni, e gli ormoni vanno anche a cambiare il nostro pensiero. È così. Quando i fianchi crescono un pochino di più e vengono cuscinette, perché noi siamo arrabbiate, noi non ci rispettiamo e siamo arrabbiate, e quella rabbia che se non la risolviamo piano piano ci incattivisce. Ma con chi siamo cattivi prima di tutto? Con noi stessi. E quello, per me, perché faccio la riflessologa, quando c'è tanta cellulite e tanto grasso sulle culotte dei cefà, è perché noi fondamentalmente non ci stiamo rispettando. Che bello, è anche una dura realtà, però è bello conoscerla, capisci? Prima di andare a prendere creme, cose, che tutti gli aspetti esterni, lavorare sull'interno. Adesso una domanda, finalmente una persona ha scritto lo stesso problema che ho io. Devi sapere, Renza, che in questo momento vedi le donne che vanno a mutare le loro labbra con degli effetti talvolta veramente un po' grotteschi, però non giudico. Io ho avuto sempre il problema contrario, nel senso che avendo queste labbra così carnose non ho mai potuto mettermi un rossetto, una matita, perché l'effetto era veramente eccessivo. Anche questa ragazza che mi scrive dice: di Arenza, di perché alcune persone hanno delle labbra così fortemente carnose e altre così particolarmente sottili? E cosa suggerisci, visto che l'andamento costante di questo momento è quello di farsi delle labbra un po' alla Jessica Rabbit? Dimmi un po', Arenza. Allora, a livello psicosomatico, io sto parlando, no, perché lo dice l'Arenza, ma perché sono studi scientifici. Il nostro corpo si forma attraverso il nostro pensiero. Quando si va a studiare quello che forma il nostro corpo, sia le forme di pensiero, sia le forme del corpo, è la nostra tiroide. È una cosa bellissima quella lì. Perché noi bisogna entrare in un concetto che se io prendo la tiroide, se io ho la tiroide che non funziona bene, non solo sta male il mio corpo, bisogna entrarci in questo concetto, ma anche la mia mente sta male, ok? E le labbra, fondamentalmente, le labbra carnose sono un aspetto di femminilità, ok? Rappresentano proprio la femminilità. Le labbra più sottili che le donne hanno, le gambe, le labbra, scusate, un pochino più sottili, vuol dire che quella donna lì ha un pochino di più il pensiero maschile. Mm-hmm. Ecco che quando un po' di anni fa sono iniziati a, se vogliamo dire, la trasformazione da maschio a femmina, e quello che hanno usato gli uomini che volevano diventare donne, hanno usato proprio il concetto di femminilità, cioè le labbra gonfie. E lì è diventata una moda, però le labbra carnose hanno la rappresentanza proprio della femminilità. Addirittura a livello psicosomatico, le labbra sono la vagina, Samantha. Ok? Non sto scherzando. No, ma lo so. È nella medicina cinese, sul labbro
superiore è rappresentato dall'intestino tenue, dove arriva il vaso governatore, l'abro sotto è rappresentato dal vaso concezione e il grosso intestino o il colon. Sicché la bocca, oltre che essere magica, perché dalla bocca entra il cibo e esce la parola, in noi donne ha proprio questa rappresentazione, e negli uomini le labbra un pochino più grosse sono più sensuali. Sì, assolutamente. Mm-hmm. È indubbio che è segno di sensualità, ma vedi Renza, la sensualità va anche gestita, perché certo, il confine delle volte tra sensualità e pornografia va sempre tenuto distinto, altrimenti si passa da un aspetto nobile, bello, naturale, a il trash. Certo. La spina dorsale, mi chiedono la spina dorsale, oggi il male del secolo è anche la postura. Mm-hmm. Spesso vedi persone particolarmente ingobbite e si dà la scusa del fatto che si è molto sedentari. Invece la riflessologia, perché la spina dorsale è molto importante come parte del nostro corpo, anche da un punto di vista esoterico, spina dorsale è importantissima. Allora, la spina dorsale ha l'asse cranio sacrale ha un'importanza suprema se vogliamo parlare di spiritualità. Quando si forma il tubo neurale, si forma la spina dorsale, fondamentalmente il midollo spinale, per me, per noi che lavoriamo nel mondo, se vogliamo dire alchemico, lì dentro c'è un contenitore. Per noi la colonna vertebrale ha un contenitore bellissimo che è il midollo spinale, che ci permette di muoversi, ma è anche quello che contiene la registrazione della nostra vita. Io dico, ho sentito dire da dottor Todeschini e lo ridico, che noi lì dentro c'è la scatola nera che registra tutta la nostra vita, e quando torniamo a casa ci portiamo dietro quei famosi 21 grammi che rappresentano fondamentalmente la storia della nostra vita. E io amo dire che sicuramente ci mettono davanti a uno schermo gigante e ci fanno vedere un film bellissimo che si chiama La tua vita. Ogni vertebra della colonna vertebrale ha un significato. Dalla colonna vertebrale il nostro lavoro di riflessologi parte il massaggio riflesso, dove si vanno a pulire i metameri. Fondamentalmente noi dovremmo, la colonna vertebrale, pensare, assimilare e buttare fuori. Quando questo non succede, tutto quello che non buttiamo fuori si va a depositare sulla colonna vertebrale, e la colonna vertebrale entra in tensione. Tutte le posture della colonna vertebrale sono perché noi abbiamo delle catene, perché siamo diventati rigidi. Di conseguenza, perché abbiamo problemi alla colonna vertebrale? Perché noi abbiamo smesso di essere per diventare come altri ci hanno voluto. Wow! Dai delle lezioni magistrali a cui, sai, le persone dovrebbero fare delle riflessioni di ore. Ogni argomento che tu dici, mi scuso perché lo affrontiamo in maniera così spicciola, ma lo spazio è questo, il tempo è questo. È meraviglioso quello che dici e andrebbe approfondito veramente ogni tema, un tuo corso. Ecco perché Gianni ti spia da 30 anni, ora lo capisco. Senti Renza, mi dicono moltissime donne hanno problemi di vene capillari e questo avviene all'improvviso nella loro vita, cioè molte di loro mi hanno scritto che improvvisamente iniziano a avere sulle gambe, sul volto, il volto la couperose, mentre nelle gambe proprio l'apparire di queste antipatiche vene. Allora, quando
si prende in mano un corpo, e io qui lo ripeto, l'essere umano avrebbe un compito importante, quello di conoscere la propria macchina, il proprio corpo, perché nessuno lo conosce. Io in istituto, ormai da anni, il primo compito mio è quello di allentare le tensioni, le contratture, per rifar fluire tutti gli ormoni nella maniera giusta. Il secondo è tanto importante, far conoscere ai clienti o ai miei cari amici che vengono in istituto, perché io le considero amici, perché noi, con le persone che entrano da me, piano piano si parla con il cuore, e quando uno unisce il cuore l'uno all'altro si diventa amici. E se noi ci conoscessimo non avremmo più paura, perché l'80% della causa delle nostre malattie è la mancanza di conoscenza del nostro corpo e la paura. Ok, cosa so, perché vengono le vene? Perché fondamentalmente vengono le vene a noi donne perché noi non ci lasciamo andare. Io parlo quello che ho imparato, quello che ho riscontrato, perché quando uno ti dice una cosa, io lo dico sempre: andate a vedere se quella cosa lì è vera, perché uno se no può inventare anche delle bugie. Allora, perché vengono le vene sulle gambe? Noi abbiamo la safena destra che è collegata con i nostri reni e va a nutrire i nostri reni, e poi abbiamo la safena sinistra che invece è collegato con l'utero. Quando è che si sfiancano le vene? Quando noi non ci lasciamo più andare ai piaceri della vita, oppure ci accettiamo delle cose anche a livello sessuale che non ci vanno bene. Perché se uno pensa nelle donne, quando si sente il piacere, si sente con la vagina, il calore viene lì. Pensa che anche un uomo ha quel problema lì. Come lo risolve l'uomo quel problema lì? Quando un uomo ha una safena fuori, sicuramente al 90%, non voglio dire al 100%, quell'uomo lì ha un problema, cioè la eiaculazione precoce. Perché il nostro sangue in basso, nelle vene in basso, nelle safene in basso, gestiscono proprio loro il piacere della vita. Sai che sto pensando, conosco una persona nella fattispecie che ha avuto un grosso problema con questa vena, e tu hai dato una anamnesi esattamente perfetta. Guarda caso. Senti, ti lascio con l'ultima domanda, così ti rubo il tempo promesso all'inizio, cioè 30 minuti, ma amici del Bruco non vi preoccupate, perché faremo altre puntate con Renza. Un altro grave problema è l'alopecia e i capelli secchi, disidratati, la perdita di capelli, di toni, insomma i capelli brutti, soprattutto in questo periodo e dopo il periodo del confinamento. Allora, parlando di energia, parlando di medicina cinese, i capelli, la pelle e i capelli sono rilegati all'elemento metallo. L'elemento metallo rappresenta l'autunno, ecco perché i capelli cascano in autunno, e l'elemento metallo gestisce polmoni, grosso intestino, apparato genitale, cioè l'ossigenazione, l'ossigeno. E quando non respiriamo bene, quando ci sentiamo soli dentro, quando abbiamo subito un abbandono, chi ne soffre? L'ossigeno si chiude, non funziona più bene, e cosa succede? I capelli seccano e la pelle secca. È tosta, Renza, è tosta. Tu pensa quanto in realtà, soprattutto noi occidentali, siamo stati educati, al di là della pubblicità trash, della reclame,
usa questo shampoo, usa questo, che la maggior parte sono veramente industriali, quindi non so quanto siano veramente buoni, ma a cercare sempre risposte esterne a noi, o a, come un paese dei balocchi, veramente come Pinocchio che saliva su una giostra per essere contento e felice, prendi quel prodotto e magicamente quel tuo inestetismo sparirà, quando in realtà la verità è esattamente l'opposto. Il problema è che siamo stati così educati, c'è questo paradigma così forte che è difficile iniziare a guardarsi dentro, delle volte dà le vertigini, però è un atto necessario se si vuole cambiare l'inestetismo per poi prevenire quella che è la malattia, perché l'inestetismo, sì, Oscar Wilde diceva nulla è più profondo di ciò che sta in superficie, è sempre lo specchio di quello che sta dentro, quindi non giriamoci intorno se noi ci prodighiamo tanto per migliorare questo aspetto estetico, perché ci dà piacere, poi io lo dico in un pensiero più profondo, preveniamo una malattia, lì sì che è il vero problema della vita. L'ultimissima domanda, Renza, che è questa, per noi donne stanno diventando un'ossessione il décolleté, una vera e propria ossessione, e anche qui la chirurgia estetica, olè, l'oro di Bengodi, perché alcune donne hanno questi seni, se tu vai a chiedere alla maggior parte delle donne a nessuno piace il proprio seno, io non ho mai capito questa cosa, dimmi tu la grandezza, la forma, cosa determina dal punto di vista della riflessologia? Allora, la grandezza, la forma, anche lì è tutto un fattore fondamentalmente fisico e chimico, già quando un ovulo e uno spermatozoo sono contratti, che nasce una nuova vita, dopo 3 settimane c'è già scritto nel DNA come avrà il seno, se avrà gli occhi azzurri, se... sicché quello dipende da un fattore fisico, da come il tuo corpo si è costruito. Una cosa bellissima è quella, io dico sempre, che fondamentalmente noi dovremmo fondamentalmente capire che siamo unici e ripetibili, uguali a nessuno, e che ci dovremmo un pochino più accettare. Se nel mio DNA c'è scritto che io sono 1,60 m, non sarò mai 1,80 m. E se nel mio DNA c'è scritto che io ho un seno un pochino più piccolo, e me lo devo accettare quel seno lì un pochino più piccolo, perché magari fa parte della geometria sacra, che il mio seno più piccolo mi dà una forma equilibrata, e sono fatta così, il corpo è così, è logico che si ritorna, Samantha, il seno è quella parte più femminile, risiamo lì. È normale che quando ci manca la femminilità dentro l'andiamo a cercare fuori, ok? E il seno piccolo magari non ci piace, lo facciamo più grande perché siamo più femminili, no? Siamo più femmine. Ma come dicevi te, prima di andare a trasformare il nostro corpo, bisognerebbe andare a trasformare la nostra anima. Perché? Trasformare fuori senza aver lavorato dentro, come hai detto te, dopo si va incontro alla malattia. Il nostro corpo, come noi, quando scende qui con noi su questo pianeta, è normale che ha un compito, tutti noi abbiamo un compito, se no qua giù non ci saremo. E la cosa più meravigliosa dell'essere umano è cercarlo quel compito lì. Purtroppo noi siamo bambini, abbiamo dei genitori che vorrebbero che noi fossimo quello che magari non siamo, e noi, come dico sempre, smettiamo di essere per diventare come loro ci vogliono, e dopo di lì nasce tutto un casino.
Non sappiamo mai chi siamo, siamo alla ricerca, vorrei essere più magra, vorrei essere più tonda, vorrei essere più alta, vorrei essere più bassa, gli occhi li vorrei azzurri, e lì inizia questo casino di guardarci allo specchio e di non accettarci. Ma non è che non accettiamo il nostro corpo, a volte, Samantha, io ho visto e fatto massaggio a delle ragazze bellissime, bellissime, che dicevano che erano brutte. E io lo capisco, è come voglio spiegare a tutti quello che fa il sistema ormonale. Io sono anoressica, sono 35 kg, mi guardo nello specchio, mi vedo grossa. Certo. Ok? È quello, è un pensiero maniacale. Io sono entrata lì e è difficile, è inutile dire a quella persona lì: ma sei magrissima. Lei si vede grossa, mi sono spiegata. Di conseguenza anche il seno è di nuovo una parte molto femminile, come l'uomo ti guarda il sedere, come l'uomo guarda le labbra, l'uomo guarda il seno. Mi sono spiegata, e io mi trasformo per essere, per piacere, per essere accettata. Certo, però ci sono degli aspetti. Allora, quale uomo? Allora, indichiamo sempre quale uomo, perché col tempo ho capito che gli uomini si possono dividere in generale in tre categorie. Le bestie, certo, con tutto rispetto ai meravigliosi animali, quelli così e così, e quelli i poetici, io li chiamo. Ecco, io dico: donne, cercate i poetici, perché i primi due tendenzialmente sono deludenti. Renza, devo dire una cosa, magari può aiutare tante donne, perché l'ho passata io. Io ho 3 figli e in 4 anni ho avuto 3 gravidanze. Li ho sempre allattati. L'ultima figlia l'ho allattata per 5 anni, cioè mia figlia aveva la normale pappa, mangiava normalmente, ma la sera producevo ancora latte, l'ho anche donato in ospedale per un parto trigemino, e l'ultima figlia l'ho allattata fino a 5 anni. Mia figlia non si è mai ammalata, i miei 3 figli non hanno mai preso gli antibiotici perché non c'è stata vera necessità, non sono una matta che non dà le medicine se non ce n'è bisogno, perché probabilmente tutti gli anticorpi glieli ho passati, visto che io da bambina ho fatto più malattie che vita. Ma tutti mi davano contro dicendo che avrai il seno rovinatissimo. Allora, vi posso garantire che non si rovina assolutamente nulla, anzi, e qui mi taccio. Chi ha capito, ha capito. È importante questo, perché ci sono queste leggende metropolitane dove si dice di dare il biberon subito al bambino, che fa malissimo. Poi, per amor di Dio, se una non ha latte ci mancherebbe altro. Però bisogna avere un po' di pazienza, perché la natura aiuta sempre. Abbiate un po' di pazienza, che la natura è con voi. State calme, state tranquille, non ascoltate le sciamenze degli altri. La natura sa quello che deve essere fatto, come gli animali. Arriva tutto, basta che state serene. Se iniziate a stressate, se iniziate a aver paura, e questo, il latte va via, è ovvio, è tutto collegato. Però non vi si rovina il seno, anzi, ecco. Senti, Renza, io ti avevo promesso... Allora, posso dirti una cosa su questo? Che il latte della mamma è una cosa essenziale per un bambino. Non andiamo a incolpare chi purtroppo per un problema ormonale non ha latte, è normale. Però il latte della mamma è importantissimo. Sono d'accordo con te. Se io penso che allattando un bambino, perché me l'hanno fatto credere, mi si sciupa il seno, sicuramente mi si scioperà. Se io do quel latte lì con amore, sicuramente il mio seno non avrà problemi. Sono d'accordo con te, Samantha. Volevo solo dirti questo. Sono d'accordissimo con te. Solo che c'è tutto questo discorso, l'allattamento ti si rovina il seno. E se tu ci credi,
guarda, succede sicuramente al 100%. Se tu hai paura mentre dai il latte che il seno ti si rovini, il nostro, bisogna entrare nel concetto che quello che io penso diventa realtà. Brava Renza, brava. Quindi, care mamme, care neomamme, allattate con amore e con pace i vostri bambini. Non vi si rovina nulla. Anzi, sarete molto, molto più belle e più armoniche. Senti Renza, grazie. Ricordiamo, abbiamo già ricordato all'inizio come iscriversi a questo tuo preziosissimo, preziosissimo corso che farai, dove stravolgerai tanti paradigmi e renderai felice tante persone. Quindi io ti ringrazio e Samantha, volevo dire una cosa. Sì. Che fondamentalmente il corso di riflessologia che Sandra a fare, prima di tutto ha un intento da parte mia, da quello di permettere all'essere umano di conoscere la sua macchina e quello di capire che il nostro corpo fondamentalmente è come un cruscotto della macchina, che quando manca qualcosa si accende una lampadina. Andremo a conoscere gli inestetismi delle ghiandole, gli inestetismi degli organi, gli inestetismi del visceri. E quando ho imparato, è logico che in due giorni non si diventa riflessologi, ci vuole una vita, ma se io ho imparato a conoscermi piano piano e magari conosco due punti, che quando ho il mal di testa vado a comprimere quel punto lì, quando ho il mal di stomaco vado a collegarmi con lo stomaco attraverso punti riflessi, magari do un grande aiuto a me stesso e poi anche ai miei familiari. Volevo dire quello, che il mio intento è tanti anni, è quello di togliere l'essere umano dalla paura, di diventare più consapevole e finalmente di avere un dono che prende sede proprio nei polmoni, dove risiede la libertà, e il dono della valutazione. Grazie Samantha, grazie infinite, grazie a tutti e che possiate essere sempre felici. Grazie. Grazie, grazie Renza. Questo è uno dei tanti incontri che faremo, perché soprattutto gli amici del gruppo mi stanno scrivendo e ho purtroppo dato spazio a poche persone oggi. La prossima volta pian pianino ci arriviamo, abbiate un po' di pazienza. Scrivete se volete anche al mio WhatsApp 340 34 73 716. Io con cura archivio tutto, scrivo e avrete una risposta per tutte le vostre domande. Io vi do un bacio, grazie di cuore per tutto l'affetto e per la buona energia. Grazie Madame Giannini, buona giornata. Merci. Buona giornata a tutti, grazie. Ciao Francesco, ciao amici delle ali, ciao.